Hai detto bene, una sconfitta ci può stare, non così, perché regalare un primo tempo in quel modo, vedere gli avversari avere fame, cattiveria e andare al doppio di te, vincere il doppio dei contrasti o tutti i contrasti che ci sono in una partita, è stata una cosa che non doveva accadere. Le responsabilità sono le mie, ovviamente, perché evidentemente non sono riuscito a trasmettere in una partita come questa lo spirito giusto da portare in campo. E secondo tempo la squadra ha comunque avuto una reazione, però poi alla fine non siamo riusciti nemmeno ad avvicinarci a recuperare la partita. Quindi sono sconfitte che sotto certi aspetti fanno male, dobbiamo trasformarle in sconfitte che fanno bene per cercare di farne uso giusto, di farne tesoro, per ritornare saldamente coi piedi per terra. Però allo stesso tempo io non voglio pensare, non voglio credere che una partita rovini 3 mesi di lavoro, rovini quello che questa squadra aveva cominciato a fare e a produrre. Dobbiamo essere bravi a voltare velocemente pagina e a pensare alla prossima partita. Sappiamo che il campionato è molto lungo, sappiamo che si incorrerà in partite, non felici, non dovevamo perdere una partita così. Sì, primo tempo abbiamo fraseggiato anche poco perché dal mio punto di vista abbiamo lavorato male di squadra, sia quando c'avevamo la palla e quando ce l'avevano loro, quindi questo è quello che mi è sembrato più evidente. Questo è un campo così, a prescindere dal fatto che sia grande, piccolo, verde o blu, la squadra deve avere un atteggiamento diverso in partenza, poi le partite si possono perdere, l'abbiamo detto prima, e questo è quello che a me dispiace più di tutto. Dispiace per la gente che è venuta a vederci, dispiace perché stavamo facendo un buon lavoro, ma ti ripeto, non è che questo butta all'aria tutto quanto, noi dobbiamo capire quello che abbiamo sbagliato e ripartire con ancora più forza perché le squadre vere si vedono anche nei momenti dove prendi le batoste. Sì, ma ti ho detto, il primo tempo non è stato un primo tempo all'altezza, il secondo tempo è stato diverso, però al di là di quello non è che si può dividere sempre le partite in 2 o 3 pezzi. È andata così, è una partita che doveva andare così, ci abbiamo messo del nostro e voltiamo pagina. Viste le nuove assenze, il fatto che il Catanzaro aveva perso prima, possono aver influito oppure secondo lei sono fattori esterni? Ma no, ma se pensassi una cosa del genere vorrebbe dire che ci sono dei problemi, che sarebbero dei problemi grossi. Non esistono alibi in una situazione di questo genere. Una squadra che vuole fare quello che vuole fare oggi deve andare in campo e fare grande prestazione. Poi le partite a volte sono decise da episodi, ma oggi non c'è un episodio che tenga. Forse potevamo fare un gol nel secondo tempo, ma la partita l'hanno meritata di vincere loro, punto, chiuso. Ma non lo so, a questa domanda precisamente non so risponderti, nel senso che noi i parametri che abbiamo li analizziamo nel post gara e quindi non so dirti questo precisamente. Posso parlare di sensazioni che ho avuto e sono straconvinto che può esserci stato come dire, un calo mentale, ma non credo un calo fisico, perché poi la squadra comunque ha spinto fino al 90esimo, oggi è arrivata al 90esimo correndo, poi si può discutere se ha corso bene o ha corso male. Nel primo tempo loro erano più brillanti di noi, ma parte dalla testa, parte dall'avere fame, dall'avere voglia, dall'essere combattivo. Io voglio pensare che sia questo. Non si può, dopo 20 minuti puoi essere stanco. Ma sotto certi aspetti ci dobbiamo aspettare una reazione, per quello che abbiamo visto oggi, una reazione a partire dall'allenamento di domani. Poi sta a noi prepararla bene sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma sotto l'aspetto comportamentale è normale che ci si aspetti una reazione. Poi bisogna avere sempre il giusto equilibrio. Stasera ci rimaniamo male, siamo rimasti male tutti, noi per primi e io per primo, che ho detto prima è normale che mi ritenga responsabile di una prestazione di questo genere, però poi voglio anche
pensare che non si può essere quelli del primo tempo di oggi, in parte l'abbiamo dimostrato altre volte che non siamo questi, quindi non crocefiggiamoci, il campionato è lungo, probabilmente non siamo una squadra imbattibile, nessuno, io non pensavo di esserlo, speravo di continuare a dare continuità di risultati. Però adesso ragioniamo, cerchiamo di ragionare positivamente da domani in poi.